metti giù le ginocchia che non ci passano i remi, se no. Buongiorno, dovrei andare su quella spiaggia laggiù. Prego, servizio taxi? Ho fatto partire il tassametro. Certo, siamo già a 50 euro. Porca miseria. Cosa... Pronta a mettere in moto. Franco lo rincontrerò a Marina di Campo. Si parte! Ciao Maneskin! È stato bello! Genova, momento magico. Che meraviglia! Vedo dei pirati all'orizzonte. I temibili Maneskin che portano scompiglio in tutto il Tirreno. Io e Ginjok ci difenderemo con tutte le forze, vero Ginjok? Non ci avrete, Maneskin! Sono sempre più vicini! Alle postazioni di combattimento! Alla barda spaziale! I pirati! Maneskin all'attacco! Ci difenderemo! All'attacco! Fino all'ultimo sangue! Ginjok, sei completamente inutile! Ha detto di sì. Avete visto? Ha detto di sì. Che splendida giornata. Guardate come si vede bene Monte Cristo. Magari lo zoom. Vento tranquillo, posso andare col solo Genoa. Una pacchia proprio. Adesso vado al porto di Marina di Campo. Cenetta stasera. E poi domani un altro giorno si vedrà. L'estate dovrebbe durare tutto l'anno. Eccomi qui. Ho appena ormeggiato al porto di Marina di Campo. Bellissimo questo paesino. C'ero già venuta 3 anni fa con Villafrate. Non via barca, ma via terra, perché loro erano venuti a trovarmi. Villafrate e Marina. E con la macchina siamo venuti qui, visto il paesino bellissimo. Finalmente ci arrivo con la barca. Chiamo Franco. Arrivata? Dove sei? Ah, va bene. Allora mi raggiungi, sono qua all'inizio del molo. Va bene, ciao. Arriva. Ciao. Quante ore? Spaghettino? Con le vongole. Allora, ho già visto un paio di ristorantini laggiù, no? Franco pensa solo ai ristoranti. Ma non è vero, mi dipingi come un mangione. Comunque ci sono stata 3 anni fa ma non me la ricordo per niente. Mi ricordo che era molto carina ma non me la ricordo. Ho il ricordo del ricordo. Sta scegliendo il ristorante. Piacere. Buongiorno Marianna. Come Marianna, stai? Piacere, Marina di Campo, grazie, eh? Grazie mille per l'ospitalità. Un piacere, un vero piacere. Quindi ho navigato per tutti i mari del mondo e ora siamo a Marina di Campo, dove noi ci occupiamo della gestione, ma è un piacere ricevere una donna. Grazie, grazie mille. Però dall'anno prossimo cambierà un pochino tutto, ci saranno molti più posti, si potrà prenotare e quindi dopo 150 anni che il porto di Marina di Campo prenderà una forma piuttosto interessante, la Marina di Campo. Questo porto di Marina di Campo, che è molto bello, c'è una spiaggia stupenda, un paesino meraviglioso, è il paese dei pescatori, perché qui arrivano tutti i pescatori, quindi chi vuole mangiare il pesce fresco, meglio di qui. Abbiamo l'aeroporto a 150 metri, veramente vicino, e quindi benvenuta e tutti benvenuti a tutti i velisti che vogliono passare da Marina di Campo a trovarci. Stasera ci sentiamo What's America. Adesso salpo, vado alla Conella.
Franco prende la macchina, la porta al camping La Conella e lo recupero lì sulla spiaggia, come sempre, insomma. Sono salpata da Marina di Campo e davanti a me, ragazzi, ho la Vespucci in tutto il suo splendore qui in rada Marina di Campo. Guardatela, adesso ci andrò vicino, Gingio che si ripara dal sole sotto al SUP. Ti piace anche a te il SUP, Guardatela là. Gingio, che andiamo all'arrembaggio della Vespucci? Dai, andiamo. Comandante Bacchi! Ciao, ma sei a bordo? Allora siamo vicini vicini. Io ti sto puntando con la prua, ero qui in Porta Marina di Campo. Il comandante della Vespucci, il comandante Bacchi, ci sta aspettando a sempre più vicini all'arrembaggio. Gingio! Guardatela lì in tutto il suo splendore. Quel signore lì è col fucile. Vengo in pace. Dov'è? Dove sei? Ciao! Anche l'Amerigo Vespucci mi chiede di vedere il gatto. Vado alla Conella, così. Tanto ormai ho fatto 2 mesi all'Elba. Sì, mi si è rotto il pilota automatico, dovevo andare in Sardegna. Sono rimasta qua. L'anno prossimo riprendo e faccio la Sardegna. Che state facendo? Ora siamo fermi qui 2 giorni per ricaricare un po' le batterie, perché è un po' di tempo che siamo qui. Quanto siete belli! Ciao! Ciao Mariana, ciao! Ciao! Mi sento veramente, veramente onorata. Ho accostato la Vespucci, il comandante è venuto a salutarmi, l'equipaggio è venuto a salutarmi, cioè mi hanno chiesto del gatto, ma che bello è! Fantastico! Che onore! Oh, fa freschetto, mi sono dovuta mettere la felpa. Gingio se la dorme, no? L'ho nominato, aperto gli occhi. Proprio una giornata da dormire, vero? È una giornata da dormire. Ed eccomi qui alla Conella. E anche le persone in spiaggia sono molte meno. Fa freschetto effettivamente, anche se io sono un po' patologica. Sono su 4 metri di fondo. Vado a prendere Franco in spiaggia. Ragazzi, ma che colori ci sono? I Maneskin sono appena arrivati. Ecco qua, Frank è tornato e torniamo in barca. Voga! Voga! C'è un nuvolone dietro grigissimo. Ci sono dei contrasti di luce bellissimi. Sì. Ovviamente siamo contro vento. Certo. No, cosa dico? Non siamo. No, è a favore, è vero. Favore. I Maneskin sono arrivati? Sì, sono lì, non li vedi? Nel frattempo siamo stati a Pienosa, ma questo ve lo racconto in una prossima puntata. Ce l'abbiamo fatta! E Franco sta per partire. Eccolo lì. Pronto? Armi e bagagli. Pronto? Gingio, saluta. Ciao Gingiocchino, ci vediamo fra qualche giorno, Guarda che bravo che sei diventato ormai. Vai qua. Ciao Maneskin!
Ah, presto! Ciao, grazie! Devi tenere un po' più giù le ginocchia, no, ci riesci? Sono, è finito il tender, non posso. Metti lo zaino. Ma se vai in acqua? No, ah, qua. Sì, tieni metti questo lo zaino allora. Qui. Giusto. Oddio. Perché non abbiamo comprato un tender di 4 metri? Ecco fatto. Perché poi lo devo alzare io. Giù questo. Ok. Possiamo fare i traslochi con questo tender. Che bella luce che c'è stamattina. Che silenzio. Sono andati via quasi tutti ormai. Eh sì. Ecco. Ok. L'accompagno su alla macchina. Ecco. Ah, bella che pulita. Che zozza. Lava. Mamma. Voilà. Ciao, guarda tesoro. Su che panorama che ti lascio. È bellissimo. Ciao. Ti chiamo più tardi. Ciao. Ciao. Multa. No, perché non? E qua c'è il biglietto di sosta, te l'avevo detto. Ciao. Adesso ci sarà Ginjok giù in barca che sta festeggiando. È molto geloso. Avete visto il mio video dove spiego perché vado sempre scalza? Si chiama Vita in Roda San Florent. Vi lascio il video qui. Ecco, adesso prendo il mio tender, torno in barca e ricominciamo il solito tran tran io e Ginjok. Ginjok, hai campo libero adesso, puoi tornare a dormire con me. Povero Ginjok, che tanto geloso. Eccoti. Hai visto? Torni a essere il re della barca. Tutta tua, sono tutta tua. La prossima settimana vi porto a Pianosa. Per non perdervelo, seguitemi, mettete un like e buona onda!